È terribile. È terribile. Sì, se mi si vede mi ammazzo. Tanto male le tue video, eh? Sì. Devo mettere anche la... il grembiulino. Che succede? Idea. Com'è? Grembiulino. Bavetta grembiule. Eccoci qua. Allora, pronto fiorellini, io sono qui Nari e benvenuto in un mio nuovo video. Oggi con l'aiuto di Heidi faremo una farinata. Dovevamo fare un dolce, vero? Dovevamo fare una farinata. E adesso faremo una treccia. No, una farinata facciamo. Ah, ho detto una treccia. Boh, vabbè. Con l'aiuto delle mie aiuto cuoche riusciste. Aiuto disperazione. Sì, vabbè. Adela è felice. Felice? No, per niente. Perfetto, si comincia. Quindi adesso mi siedo. Ma va, fango ora. Si sbocca chiuso. No, allora bene, aspetta zia, è il succede dell'hai detto così. Ah, non lo so. C'è Bing, c'è anche l'aiuto di Bing. Si sì, credo veramente Oria, così faccio inganno. Bene, cominciamo. Sono 900 ml di acqua. L'unica cosa che ho qui. Ok, ora è tutto. E niente fiorellini, vi dico, intanto non guardate tutti i miei blu perché stamattina ho avuto la brillante idea di schiacciarmi i punti neri e sono rimasta tutta rossa. In più il mio nasino, sapete, il mio nasino. Procediamo. Semplicissimo. Le mie dosi sono 900 ml di acqua, 300 di farina, 50 g di olio e un po' di sale. Ok, abbiamo 300... Allora, 900 ml di acqua. 900 ml di acqua, 300 di farina di ceci, 50 g di olio extravergine, sale fino a 10 g. In più le spezzette a vostro piacimento. Cominciamo mettendo l'acquetta. Adela, metti l'acquetta. Bravissima! Non ha le manine fuori, stai pregando. Ogni volta lei così prega. Va bene, poi mettiamo il sale. Il sale. Ah, però perché ne ho fatto tutto? No, perché io poi non ho ceduti tutto, in realtà ho paura. Qui ce ne metti un po'. Un po'? Sì, non tanto, non tanto. Oh, bella là. Benissimo, basta. Smetti. La smetto. Basta. Prima è successo che praticamente dovevo mettere delle goccette di acqua, sì, delle goccette di profumo nel diffusore. Nel diffusore e ho fatto più. Ma perché dovevo, cioè, penso fosse chiuso, dovevo solo fare il faccio plup plup e è partito tutto, tutto, tutto. È stato un disastro. Vero, Adela, Adela si sta svegliando questo video. No, Adela, stai cucinando. Si potrebbe mangiare tutto, anche te. Questo sì, questo sì, anche. Dai, metti la farinetta. No, mettiamola a neve adesso, proprio. Ho sbagliato. Beh, sentimento. Non siamo MasterChef. Sì, ma devi mischiare, se fai così ti fanno tutti i commenti. Oh, porca miseria. Chissà che disastro che viene sta cosa. E inizia a mischiare. Non lascerà mai. Non lascerà mai. Lascia. Bravissima. Gira, gira il mestolino, gira, gira il mestolino. Lo giri tu? Secondo me se le tirassi fuori le braccette lo farebbe. Sì, tiravo fuori tutto. Puppete! Art attack con Adela. Madonna quanti grumi! Horrificant! Con ma tu mi hai dato sta padella. Cioè, ho capito, che ne so. Faccio anche il professional. Metti la dentro, dentro. Giallo col blu, arancione col blu, flop, flop. Fa diventare anche anagrafica. Sì, è una forchetta. Adela, gira tu, mi sono scocciata. No, Adela. Ma cacchio.
Giulia! Giulia! Basta, Giulia! No, dormi adesso. Oddio. Che è successo? Ma è interessata, vedo, però. Cioè... Allora perché non fai tu? Lei è interessata se si muovono. Così grilluccica, che fanno rumore, che non fanno rumore. Gira, gira il mestolino, gira, gira il mestolino, gira, gira il mestolino, gira. Oddio, maestro stava bimbo del suo appartamento, l'ha vista una cosa su Grey's Anatomy. Almeno non l'ha vista su TikTok. Ora qui noto che non sta succedendo niente di buono. Come in tutti i miei video, fiorellini. Mi sono mancati in questi giorni i fiorellini. Io ho i miei fiorellini fidati che mi dicono: ah, oh, però non parlo più, che sparisci. Mi dispiace, fiorellini fidati. Allora, che succede? Che succede? Oh no! Si sta ipnotizzando. Sì. Ma tu che cosa in questo video? Cioè, eh? Io se fosse un video così non lo guarderei. Ma infatti ti ho detto parla. E io devo parlare, capito? Adela! Che succede? No! Oh. Quello sarà il video del cucchiaio in realtà. Adela, che succede? Dimmi, hai sonno? Adesso hai sonno? Guarda che c'è un link. Guarda che c'è un link. Quanto cosa cade dietro le quinte? Senti, qua non si sgrumerà mai. Io procederei con le altre cose. Sì, ok. La vedo un po' excited per il change. Ci butti. Okay. In teoria le speziette. Manca anche l'olio. Dopo ce n'è. Ok. Allora, Adela, mettiamo. Sì, l'olio, poi le speziette. No. Non la sconfiggerà. Non lo so. Mettici. Non in bocca! Non in bocca! Cos'è quello? Mettilo qua, la cipolla. Ah, mettiamo la cipolla se Adela decide di metterlo dentro all'impasto. Non ti scompo. No. Posso pure mangiare? No, si fa! Allora. Adela! Sai che mi sa che non l'abbiamo aperto quello? No, aperto è aperto, non scende. Ah, sarà sgrumato. Sì. Si parte tutto il tappo. Si parte tutto il tappo. Idea di aprirlo. Magari. Oh, si è seccata. Comunque sì, è sicuro. Dai, piace la cipolla, però questo è stato molto brutto. Molto brutto. Questo è male, è molto male, perché è proprio pongo. Non lo mettere. E come si sgruma? Non lo mettere. Non ecco la... Ok, ma quanto puoi metterne comunque di sta cipolla? Fatti. Mi è sembrata Sissi. Scalo. A me sembra anche poco. Va bene. Sembra già solo con la spezia. Io sono una che capito, io sono quella dei aspetta, condimenti. No, la forchetta. Scalo di forchetta, secondo me. Poi mettiamo un bubaz. Metti tu? Sì, in bocca no! E si vuole mangiare tu? Vabbè, lo metti che. Qua ce ne vuole un bel po' perché non si sente, ve lo dico. Quindi apriamo direttamente. Si sentono le nostre risate, sono terribili. Ci siete, poi ci aggiungeremo le risate finte di amici, dai. Siete le mie controfigure lì, siete le mie controfigure. Vedi, già si sta disfacendo. Avrei dovuto portarlo da casa questo. Adesso, che succede? Ma il mischia anche lei? Allora mischia, perché non lo fai allora? Quindi io se fosse un video più... Cioè... Alessia, fammi le ask question e io ti rispondo, sì. Cioè, fratello mio. Io non so che dirti. Adesso facciamo le domande. Facciamo le ask question. Facciamo le question. No, bisogna fare le domande. Quanto ora si sta per mangiare tutto? Adela, ma come ti permetti? Queste non sono cose... Quindi cosa cerco? Forfeando. Vai. Forfeando. Sì, chiede. Ferracci. Allora, constatiamo il livello di inglese di Alessia, ma quanti grumi qua. Ce la mandi da fuori agli amici. Ti sei perché sei la mia porta di casa. Cioè,
giusto? Oh, dimmi tra i gruppi musicali che ti hanno segnato. Allora, i gruppi che mi hanno segnata sono Enrique Cefe. Ho fatto la bocca su cosa? Non lo sapevo. Sì, c'è stata. Davvero, me lo giuri? Mi sento un po' stufato. Allora, uno sono i Good Charlotte, sono sempre rock. E poi ci sono stati i Erasmus, sempre rock. E poi c'era una terza, però Good Charlotte, Erasmus e qualcun altro che non mi ha segnato abbastanza, evidentemente. Che cosa ti spaventa? Oh cacchietto! I piedi. I pesci. I pesci. Tu mi scappi! Adesso! Va bene, cambiamo, mettiamo. Dai, che si è mangiato quel Ora mettiamo l'insaporitore di patate. Chissà se quello lì si è seccato. No, questo lo vedo. Ok. Allora, ti posso fare le domande visto che Alessia non sa parlare in italiano? Fatto io. Allora, se potessi ricominciare la tua vita da capo, cosa faresti? Inizierei il mio canale YouTube da molto prima. Allora, cosa fai se vedi una... Dai. Cosa argomenta? Gli argomenti molto veri. Allora, cosa fai se vedi una rissa? Sono quella che ho cominciato. Mi dispiace. Non è vero, queste cose. Quindi fine. Cioè, adesso una volta è partecipato. Sì, ma io posso dire, per esempio, ma adesso devo dire. Cioè. Ma tu devi fare la mia devi dire che tu hai stoppato tutte. Io sono quella che l'ha iniziato, t'ho detto. Allora, qual è il tuo film preferito? Ah, Villa. Ariel. Il Grinch, quello non è un film. Allora, preferisci disegnare o scrivere? Disegnare. Perché io sono una disegnista. No. Io disegno da quando sono piccola, io volevo fare l'artistico, ma l'artistico, so disegnare, poi ho fatto tutte le. Ti dà fastidio se ti toccano i capelli? Oddio, pensavo i piedi. Ti giuro, aspettavo solo quello. Sì, infatti, questa qui mi strappa e a me viene un nervoso. Perché comunque sono stata un po' plagiata quando ero alle medie da una ragazza un po' più grande di me, che io l'avevo fatto cipri cipri. No! Che succe? Non mi toccare i capelli che poi si ingrassano. Ti ho fatto solo ciuc, cioè che ti si ingrassa. E da lì dopo mi ha iniziato a dare fastidio perché magari si sporcavano subito e dopo, siccome ho sempre i capelli un po' ribelli, tu me li tocchi, tu me li risbelli così di su e di giù e stile fashion che ti piace di più? Il dark. Io sono dark, io sono sempre stata dark. Dopo c'è stato un momento della mia vita dove della storia. Che succede? Si è sciolto. Ah, si calm down la mamma. Non sto capendo. Che sono? Che stai facendo? No, che casca pure la forchetta. Oddio, ti è finita la farina in testa. Ho fatto un ciup ciup. Ci alziamo. Adela. Ci alziamo. Eccoci qua. Bene. Aspetta, no, c'è stato questo momento della mia vita dove praticamente ho iniziato a vestirmi un pochino più rosa, ma non... Oh, scusa. Allora, ripeti. C'è stato questo momento della mia vita dove ho iniziato a vestirmi un pochino più rosa, ma non mi dona. Cioè, mi piace, ma non mi dona. Non sono una da rosa, sono una da nero, bordeaux, scuro. Mi si è rosa. Vabbè, ma... Ok. Allora, se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti? Sai, tutti. Allora, non mettere i piedini, tutti. No. Allora, io sì, tutti, però principalmente non lo so, forse leggere la mente, non lo so. No. Per, cioè, io devo trasportarmi.
Forse sì. Ma se leggeramente, capisci il codice IBAN, il bancario, sì, tutto di Elon Musk, e ti fotti tutti i soldi e poi viaggi dove vuoi. È vero, sì, mi sa che era leggermente così, da poi io sapevo anche chi parlava di me, chi... Mi sa che sì. Non mi ricordo precisamente. Che c'è? Non è vero! È la cosa a cui sei più legata. A cui sono più legata? Sì, la cosa. La cosa a cui sono più legata. La cosa più... Torta di mele? Forse? Sono legata a torta di mele? Non toccatemi torta di mele. Ho paura. Ma la torta di mele? No, è un pupazzino, è un orsetto. Suo orsetto del cuore. Allora, qual è la cosa più costosa che ti sei comprata? Qual è la cosa più costosa che hai regalato a qualcuno? Allora, la cosa più costosa che mi sono comprata io dovrebbe essere la Dyson. Se avete perso i fiorellini, il video è qualche cosa più in giù, vedetelo. La cosa più costosa che ho regalato... Non lo so. Più costosa? Non lo so proprio. Forse più costosa. Non lo so. Mi stai un po'... Oddio. Sei superstiziosa? Ha voglia! Ha voglia! Io sono la superstiziosa. Basta che mi dici no, non mettere il tappo aperto perché sennò succedono le sfingi del finimondo. Io chiudo tutti i tappini. Se questo non si chiude, io mi dilemmo tutta la notte per farlo chiudere. E non si chiude, però questa è la fine del mondo. Sorprendi ladri in casa, come ti comporti? Le padelle. No, prendo il coltello e così vai via, se no sai quello che succede, invece stiamo a fare i bambini. Perché ti mangi esattamente così quando arrivano i ladri? Con la telai braccio, con la padella, con le armi. Vedi così. Come adesso? Oh, scioccata. Sciocco basita. In bocca. Hai mai pensato di fare il prete alla suora? Forse sì, ma no, cioè nel senso. Se bocca, se ne si bocca. Lo so, però cos'è, non è sbocco. Non... C'è la miseria. Tu ti prendi un po' troppe libertà. Scusa, non dovrebbe essere un po' più denso. Infatti. No. È abbastanza liquido. Lo vediamo tutti. È abbastanza liquido. In realtà è quello che dovresti lasciarlo 8 ore. Però no. Ti fighi di me? Non saprei, vedrei. Mannaggia, l'ho già cucinata sta cosa. Assaggiamo. È cruda. Allora, sgocciato tutto il tappo. Sgocciò ovunque sto coppa di kebab. Vuoi metterne ancora un po'? Di che? Di farina. No, guarda, tipo quando io faccio, ad esempio, gli hamburger, li faccio i ceci, è molto molto denso, quindi tipo non troppo, ma neanche troppo, è denso, però per la farina lo dico un po' perché deve essere liquidella, magari ci mettiamo un po' di più, non so, però sì. E io pensavo fosse anche troppo poca la farina. Cioè se tu mi riferisci lo finiamo di nuovo. Guarda, sento totalmente. Guarda. Aggiungiamo l'oil. Troppo grande, qua sono 50 grammi. È un cucchiaio. Due sono due cucchiai. È l'ho tagliato il cucchiaio. Vabbè, dobbiamo mangiarci noi. Ho il mal di gola. Soltanto 7 volte. Vabbè, metteci la metà dei cucchiaio lì. No, un cucchiaio di quelli, basta, ci sono due. Ehi, se io sono un po' Sì, davanti non ho il telefono, così non vedo più niente. Oh no. Adela, vuoi metterlo tu? Brava.
Qual è il più bel gesto che si possa ricevere? La verità, Maricel. Se tu dici te lo do io il telefono, me lo dai tu il telefono. Questo è il più bel gesto. Io, Fiorellini, ve lo dico io. Le promesse, vabbè che quella non è stata una promessa, ma è stata una parola. La parola vale più di un contratto scritto col diavolo. Se tu mi dici ti prometto che, tu lo fai, punto. Se no mi dici no, non posso, dico però tutto a posto, nessun rancore. Ma se tu dici ti prometto, tu lo devi fare, punto. Se no, a vita. Allora è successo che praticamente io avevo un secondo telefono, un po' da 4 soldi, perché lo usavo come iPod. Se l'è rubato mio papà perché gli serviva, però ho detto fai veloce, cioè, mi serve anche a me. Fatto sta che fra una cosa e un'altra l'hai ereditato a un'altra persona questo telefono. Allora ho detto senti, adesso tu mi fai vedere un altro telefono, perché io te l'ho prestato, tu fra cose e cose, vabbè. Prende Marge e fa te lo do io il telefono quando mi prendo l'altro telefono. Va bene, cioè l'ha detto una sola volta, ho detto va bene, il contratto è firmato. Se ne esce ieri, oh lo vuoi il telefono, te lo vendo. Putiferio, putiferio, come si è permesso, come si è permesso. Cioè se tu mi dici niente, non mi dici te lo do io il telefono, me la vedo io con il mio telefono. Se tu mi dici te lo do io il telefono tu me lo dai, punto. Se tu mi dici no, io non te lo posso dare il telefono, sai, costa troppo, dico però va bene, va benissimo. Se tu mi dici che lo dai, punto. Che la parola è la parola. Una parola è una parola. È una parola, è una parola. E con me le parole valgono. Ma dopo sei permaloso? Sì! No! Sì. Cosa ne pensi di chi va in palestra? Sinceramente mi sembrano tutti degli sfigati, cioè essere feticisti della palestra, ma basta, è da sfigati. Se tu vai in palestra così a un ma dici ti fai il tuo fisichino, va bene, buon per te, anch'io voglio andare in palestra, infatti sto obbligando Ermi, sto obbligando l'altra mia cugina, l'altra più, sto obbligando tutti che voglio andare, sto obbligando Marcia che voglio andare in palestra, ma non la mia palestra, Ah, già fatto il po'. Sì, ma quelle persone vanno in palestra e poi non fanno niente. Cioè, tutti quelli che hanno Instagram di palestra, me lo cagano. Se ne sono andati a metti con loro. Guarda, però, cosa ne pensi di chi non va in palestra? Fate bene. Sì. No, comunque cioè anch'io voglio andare in palestra, però cioè fino a un certo punto se lo fai come neanche hobby, perché non può essere un hobby la palestra, cioè se lo fai perché tu vuoi andare in palestra, ma non è che ci devi fare una questione statale di vita, se non ci vuoi andare non ci vai, punto. Se invece sei mio amico e non ci vai, ci vieni, punto. Mettiamo questo. Sì, ci devi mettere l'olio. Devi mettere l'olio, devi mettere la saldare. Ah, eh? Allora, teoria. La imburravo perché era una... da mettere al fuoco. Invece la metto in padella. Padella. Mettiamo l'olietto. Erano 70 grammi per la padella. Altri. O la teglia, sì. Ma magari un cane bello abbondante, spalmalo. Il silenzio, dai, che quel coso. Sì, ma viene fritta sta fatta così. Farina di ceci light, lo friggiamo. E invece mi stanno molto simpatici quelli che fanno la dieta, perché sono sulla mia, la mia stessa onda, quella lì. Da una vita, io sono sempre stata a dieta. Fa 4 anni che sono a dieta. Qual è la tua pizza preferita? La mia pizza preferita è margherita, molto abbondante, margherita con... Aspetta, come si chiama? Fa la cristallo di... Sì, di Duare. Come Nikita.
la bufala, molto pomodoro, il salamino piccante e la salsa tartufata, tartufo insomma. Io odio i... come si chiama? Mi sento internazionale che non mi vengono le parole. Allora, io direi che... dovevi dire, ora mettiamo l'olio. Tu devi metti l'olio. L'ho detto, sto mettendo l'olio. Io odio i funghi, però il tartufo. Aspetta, devi girare bene la padella e... No, e devi oliare tutto. Spicci. Quanto pare sì. Gustosissimo. Lo... Che dice? Consigli? Lo sapete nella mia testa? La mia testa fa frasi che iniziano in rumeno, continuano in inglese e finiscono in spagnolo. No, perché la mia testa pensa in rumeno italiano, in rumeno inglese e spagnolo. Qualche volta è rumeno spagnolo. C'è un casino. Non è di famiglia. Dalla vita. Ora puoi anche proprio, cioè. Finirla? Dai! La posso buttare perché è un po' troppo? No. Ma si frigge proprio, cioè sono light qua. Sono light. Faccio le ricette light. È anche bio. Che brutto colore, sa se no. Però te la mangi la salsa cocktail? No. Sì. Non ti vedo come tutti i bambini per tutti. Non mi piace. Allora, la cuoca Ernie dice deve essere liquido. Vediamo della cuoca Ernie. La regista. La regista Ernie. Tu cosa sei? Dovevi essere l'aiuto fuoco, tu l'aiuto fuoco. L'aiuto a fuoco. Tutto. Come fai? Niente, fiorellini, prendete questa cosa pesante. La prendete, vi capovolgete così e avvarat di qua. Poi così il secondo forno di questo sempre. Aprite il gas. No. Non si fa. Sono più bassi. Dovresti tipo fare un video con tipo i giochi, Bene fiorellini, continuiamo le domande così nel frattempo qua. Yeah. Olle. Quali sono i personaggi dei cartoni di cui ti sei innamorato? Ariel. Dammi Ving. L'allero. È arrivato come una freccia rossa. Vai con le domande. Ariel, perché ti piace Ariel? Mi piace Ariel perché sono io. Cioè, fra io sono Ariel, mi piace il mio cartone perché parla di me. Perché caschetto? Quando non sopporti una persona. Sì, sono inteso cosa fa. Quando non la sopporto. Non avete fare più video? Non lo so perché io non sopporto molta gente. Preferisci il mare o la montagna? Il mare, allora, il mare. Io sono una sirena. Però nel pesce. Ciao, sono Rosina, sono una sirena. Può sembrare strano, ma salvo i pesci. Però comunque, cioè io sono una sirena calabrese, quindi. Quindi praticamente succede che io sono una sirena calabrese, quindi il mio territorio è il mare. Però sapete, voi umani odiate le persone, io odio i pesci, cioè ho troppo poco di pesci, mi fanno proprio venire gli attacchi di non respiro quando vedo i pesci. Adela, che decidi di fare qua? Però diciamo che io in montagna non ci sono mai stata. Penso che però non mi piaccia.
secondo me siete montati sicuramente, tu mi ci ha portato, non mi è piaciuto sicuramente, no, non mi è piaciuto. Solo che si deve camminare, lei non piace camminare. Eravamo con lei quando... Ah, non era da dire. Apre il cuore che è andato. C'è stato un giorno che io avevo lavorato, odiavo la mia vita, come vabbè ho sempre odiato la mia vita, ero stanchissima, mi ero anche fatta la doccia in modo molto stanco. Lei prende e mi fa: vuoi uscire con me, altre persone? Ho detto: ti spiaccerebbe un po', però se arriviamo in un punto va bene. Dai, non ti aspettiamo. Arrivo io, mi porta a camminare altre 3 ore per arrivare in quel posto sperduto di merda, quanto lo tante. Ma tanto io sono al parco, che poi abbiamo camminato ancora per poi farci percolare. Sai che in poche parole al parco fino. In poche parole le ho detto: va bene, vengo, sono super stanca. Va bene, vengo, sono super stanchissima, basta che arriviamo. E collasso, stiamo lì. Mi ha fatto camminare così tanto che per tutto il tempo che abbiamo camminato gli hanno detto che gli hanno detto. Preferisci dolce o salato? Dolce, è una condanna. Io il dolce, siamo. Preferisci soldi, potere o fama? Sì, allora, diciamo che io tutte e tre. Però mi sono. Penso che. Ma sta piangendo o sta facendo i vocalizzi? Ecco. Fai la canterina. Allora, io ho sempre voluto essere famosa, sempre, ho sempre desiderato essere famosa, sempre. Questo non sono il mio talento, però. Va bene, fiorellini. Ah, vuoi bene? Vieni. Se lo mangia. E niente fiorellini, per adesso ci vediamo dopo, quando la farinata che sta ancora cuocendo. Mi saluta i piatti. Che succede? Ci vediamo dopo quando avrà cotto, anche perché siamo qua da 3 ore. E vedremo dopo quando finita tutto. E niente fiorellini, a dopo. E niente fiorellini, questo è il risultato della farinata. Ermi ci ha visto una faccia qui. No. È un braccio, sì. Scusa. E niente fiorellini, ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. No, cos'è che ho detto? Niente fiorellini, ci vediamo in un prossimo video sempre con Queen Ariel e magari anche con Adela. Al prossimo video. Ciao ciao fiorellini! Salutate i fiorellini. Ciao! Ciao!